giorno, mentre camminavo io nel mio paese natale, che sarebbe l'Albania, mentre camminavo sulla strada vengo avvicinata da una macchina. Loro mi prendono con la forza, mi caricano in questa macchina e mi portano in un bunker sotterraneo. Io ero come mia madre mi aveva fatto, ho mai avuto dei rapporti sessuali, diciamo, 18 anni neanche. Dopo avermi violentato di gruppo, loro mi prendono, dopo una decina di giorni mi prendono e mi vendono a un'altra banda. Dopo esserci sfogato anche loro con il mio corpo, mi vendono a un'altra banda ancora, poi dopodiché mi portano in Italia con il gommone. Andrea Laquidara è finalista all'Annus International Film Festival di Buenos Aires e col corto Non Ora. Questa storia come mai ha deciso di raccontarla in particolare? Ho avuto modo di incontrare Adelina, che la protagonista se ne sente solo la voce nel film, e Adelina Seidini, Alma Adelina Seidini, che è una donna albanese che ha vissuto la tragedia di essere rapita da ragazza, portata in Italia e quindi resa schiava nell'ambito della prostituzione per diversi anni. E quindi ho avuto modo di intervistarla. E il punto di partenza è stato il racconto di Adelina, quindi questa condizione di schiavitù e di violenza su una ragazza, però poi allo stesso tempo ho cercato di prendere spunto per poi indagare proprio il tema della femminilità, anche del mio rapporto da uomo con la femminilità, quindi provare a problematizzare lo sguardo e l'ascolto della donna. E quindi ecco, ne è venuta fuori una composizione proprio a partire da questa esigenza di ricerca e il racconto della storia vera di Adelina. Solo alcuni frammenti, perché in realtà l'intervista durava circa un'ora, però così mi interessava selezionarne soltanto alcuni passaggi che a mio parere sono molto significativi. Il fatto che sia selezionato in un festival internazionale in qualche misura mi fa piacere perché c'è modo anche di ascoltare la voce di una donna che ha vissuto una condizione di disagio, oltre al fatto che lo vive ancora adesso, perché Adelina, da quello che racconta, è senza cittadinanza, quindi vive in una condizione di non appartenenza, terribile.